perché la squadra determinata è stata anche una squadra cinica, nel senso buono, veramente molto aggressiva. Lei si sente di condividere questo ha detto qualcuno dice che il Latina non sia una squadra che gioca un bel calcio. A me piace molto perché è corta, aggressiva, compatta, solida e non concede mai nulla. Ha fatto un bel primo tempo anche come sviluppi e come modo di riproporsi. Primo tempo di personalità e secondo me anche di qualità. Nel secondo tempo invece abbiamo perso un pochino di brillantezza e non dico che ci siamo accontentati, però pensavamo magari di non pigliare mai gol. Invece quando pensi così è un momento in cui anche una situazione teoricamente semplice come la punizione a metà campo diventa letale. Poi dopo, da quel momento, non è stato facile perché ho avuto bisogno del rigore, dell'espulsione, tante situazioni che ci hanno messo un pochino a riprendersi e a resettare. Mi spiace perché l'avevamo preparata bene, anche chi magari giocava da meno tempo, era un po' che non giocava, insomma ha fatto un'ottima prestazione e invece torniamo a casa senza punti, insomma bisogna anche meriti agli avversari che hanno saputo soffrire, hanno saputo magari stringersi in momenti di difficoltà e poi dopo credersi fino a fine. Come avete visto? Che cosa non ha funzionato sul gol incassato? Qualcosa non avrà fatto? Sì, no, sicuramente non ha funzionato, ma là secondo me dovremmo essere più attenti nel vedere che nel momento in cui entra Sale per una posizione così da metà campo un difensore, dovevamo scivolare con un altro giocatore più alto là, e non lasciare due giocatori bassi. Infatti Masi ha preso la Lassare. Invece là era la lettura, più alto, la lettura che dovevamo fare, la lettura, visto che c'era tempo per farlo, un pochino più attenta, però insomma è un errore che si può anche stare. Non ha un po' di rimpianto per aver chiuso 0-0 il primo tempo, ovvero? Voi siete partiti subito fortissimi, perché un'occasione da gol, la più nitida praticamente della partita, al primo minuto, non era nemmeno trascorso un minuto. La Ternana aveva le gambe tremolanti, no? Perché sbagliava cose, però erano sicuri e brillanti. Lì sì, non ha pensato che forse... Però non abbiamo creato tantissime occasioni, ma la voglia di farle c'erano. Poi dopo il primo tempo abbiamo fatto bene, ma nel caso la Ternana era sempre aggressiva e non era semplice trovare tanti spazi. È vero che era il momento in cui potevamo spingere, fare ancora più male, come potevamo farlo all'inizio del secondo tempo. Invece lì secondo me potevamo, non abbiamo fatto le cose con la giusta cattiveria e con la giusta voglia di portare a casa i punti. Però insomma, purtroppo non è andata e dobbiamo appunto imparare da queste partite che certe cose o le pigli in un certo momento della gara o poi dopo diventa più difficile, poi magari c'è a rincorrere, però ormai è andata così. Le 16 partite positive consecutive erano diventate un peso o erano invece uno stimolo a fare sempre di più? Noi non abbiamo mai vissuto come concentrandoci sul record da battere o su questo tipo di numero, perché alla fine la nostra forza è sempre quella di pensare alla partita una alla volta e cercare di fare il migliore in modo. Però appunto questa nostra lettura ci ha portato a dare continuità ai risultati, però sappiamo bene che per aumentare la striscia, per fare un punto, devi concentrarti sul presente e sulla partita del presente. Quanto hanno pesato le assenze? Diciamo quattro titolari tra infortuni e scalini. Sì, però secondo me non abbiamo perso questo motivo, perché il primo tempo è stato un primo tempo contro la seconda importante, a prescindere da chi è in campo, se nell'episodio del gol avete dormito un po', quindi alla fine non è... Dopo la partita è andata in salita perché le ripartenze della Ternana ci hanno tolto tranquillità e l'espulsione ancora di più ci ha dato confusione. Mi sei andato a parlare con l'arbitro a fine partita, c'è qualche decisione che non l'ha soddisfatta? No, gli episodi non di momento io ho sempre detto ai ragazzi che vogliamo lavorare su quello che possiamo determinare. Non è che
che ha fatto con l'arbitro da metà campo, quindi dobbiamo pensare. Sul cambio di Maltese con Bruno, che è quello che insomma facciamo, fa sempre dopo un'ora di gioco, come mai oggi che comunque c'era il sentore che il pubblico cominciava a mormoreggiare, si poteva verticalizzare, ha messo giocatori più di interdizione rispetto a Maltese? In ogni caso quella è una zona dove avevo chiesto a Maltese un grosso dispendio energetico, perché ballava tra il mediano e l'esterno del centrocampo. E quindi volevo, come tante volte facciamo, mantenere in ogni caso alta l'intensità in quella zona, perché secondo me le partite le vinci non perché vengono gli attaccanti che sono in campo, ma per come riesci a tenere la squadra corta, per come riesci a non far giocare gli altri. E quindi, come tante volte, abbiamo cercato di dare energia fresca in una zona dove è stato speso molto, secondo me ha fatto anche un esercito delle ottime cose, però da quello di Federico, dopo da lì, successi subito a breve gli episodi più particolari magari quello che tu hai in mente non posso anche non dare risultati con questo. È stato Toscano ha detto, eravamo consapevoli che saremmo andati al 2 contro 3 in mezzo al campo, era un rischio calcolato, lo abbiamo affrontato cercando di limitare i danni. Questa differenza che si è vista palese nel primo tempo per la migliore circolazione di palla del Latina, più manovra, più quantità e più qualità, come mai nei primi 20 minuti della ripresa è scemata? È un fatto di atteggiamento mentale o la Latina ha trovato altri equilibri? Dobbiamo rivederla e analizzarla, perché ovviamente la qualità è scesa in quella zona del campo, però come sempre le due fasi non sono frutto di un reparto e basta, sono frutto di un'interpretazione che tutta la squadra dà delle situazioni. Ternana non è che è cambiato tanto, perché alla fine la disposizione in campo era molto simile, eravamo un pochino più sporchi noi e siamo partiti un pochino meno bene, però insomma dopo queste situazioni vanno analizzate e bisogna leggerle con più calma e con più dati oggettivi, bisogna rivederle. Però insomma certamente è evidente questo cambiamento in corso, dobbiamo far sì che appostarsi, perché poi nell'arco di una gara non esiste mai un'unica fase, ci sono più fasi dove il momento dove magari è un po' dominio in una certa zona, un momento dove soffri su un'altra, cioè per soffrire quando devi soffrire e sempre ripartire, perché secondo me in ogni caso potevamo, se non potevamo, ugualmente sfruttare certe zone del campo, invece poi dopo sono stati tanti gli episodi che non ci hanno portato a usarle, perché appunto un pochino tutte le varie situazioni sono andate contro. Potrebbe essere questo il limite, del Latina, cioè quello di una mancanza di cattiveria in alcune fasi della partita? No, perché adesso abbiamo sempre fatto bene, abbiamo anche portato a casa risultati importanti stringendo i denti o proprio con cattiveria. Penso anche all'ultima partita con il Vestavia, dove magari abbiamo fatto fatica da altri punti di vista, poi dove la partita l'abbiamo voluta proprio portare a casa con un quarto d'ora alla fine. Anche è logico che però quegli episodi tante volte fanno la differenza, e oggi negli episodi un po' per merito degli avversari, un po' per merito nostro, sono stati storici. Guardando il rovescio positivo della medaglia, come mole di gioco prodotta e fluidità della manovra, è stato il miglior primo tempo della sua gestione? Non lo so, perché secondo me abbiamo fatto benissimo a Palermo, abbiamo fatto bene a Pescara. Col Bari. Altre partite. Poi a me la mole interessa relativamente, sempre di poco. Non sono uno che guarda, gli piace, se l'amante del possesso fa alla fine a se stesso. Mi stai volendo sintetizzare, forse in maniera eccessiva, è legittimo a suo avviso dire che la Ternana ha legittimato il vantaggio, ma dopo averlo conseguito, anche avvalendosi intanto di un quadro psicologico diverso e poi dell'uomo in più, cioè prima è passato il vantaggio e poi lo ha legittimato? Beh, logico che poi, se torniamo al discorso delle fasi, nelle fasi dopo il gol loro hanno interpretato molto meglio la partita, perché sono ripartiti con cattiveria e potevano anche raddoppiare. Noi siamo stati bravi e da certi punti di vista anche fortunati a rimanere in partita. E poi dopo logico che quando siamo meno in quella situazione, per come erano messi in campo, devi sperare in qualche mischia, in qualche situazione di confusione, più che in gioco, anche perché poi per me era la prima volta che rimanevamo così tanto tempo con uno in meno e la copertura degli spazi non è uguale, solo se devi spingere. Però insomma, loro certamente poi dopo hanno fatto bene, c'è da dire che insomma, ci sta, perché poi hanno qualità, hanno giocatori importanti davanti, una squadra importante, quindi insomma,
non dobbiamo mai analizzarla con presunzione, ma bisogna anche ammettere i meriti degli avversari. Mister, l'ultima per me, Coman Novara ha chiamato Brusca Gin all'ultimo momento in causa, ha risposto nuovamente positivo, cioè, nuovamente presente, è stato forse uno dei migliori nel primo tempo. Grandissima partita, però mi è piaciuto anche Filomeni, anche Mattese secondo me ha fatto delle buone cose, insomma, la partita, la lettura è positiva per un'onda di tutti. Nell'altra mezz'ora, anche perché sei stati bravi a non cadere in certe provocazioni, a non farti neanche intimorire, poi dopo la mezz'ora gli episodi hanno fatto la differenza, negli episodi non siamo stati grandi come prima. Grazie.